Certe gare non possono essere come tante altre. Per esorcizzare il ricordo di Berna, Benitez opera 6 cambi, proponendo la 12ª formazione diversa su 13 impegni ufficiali. Verona dall'approccio prudente, giocano Jonita e Sørensen e non Campagnaro e Nico Lopez. L'avvio fa ipotizzare un sortileggio sul Napoli. 29 secondi e Alfredson evidenzia la non impeccabile reattività di Rafael Cabral. Il pubblico, peraltro non numeroso, ha il merito di non accentuare il proprio disappunto. Il Verona, il limite di non approfittare dello sconcerto altrui e non allargare la forbice al 9° minuto. Quello di Alfredson e Toni è un doppio rimpianto che avrà poi il suo peso nel bilancio conclusivo. Inizia a quel punto un'altra partita. Per l'intero primo tempo, il Napoli cerca di aggrapparsi, con alterna fortuna, ad Hamsik e Higuain. È invece il lavoro scuro di Insigne a permettere agli azzurri di rimanere aggrappati alla sfida, di costruire occasioni che esaltano l'altro Rafael e di trasformare allo scadere le ansie in nuove speranze con il primo sigillo in questo torneo di Marek Hamsik. Per lui un gol che sa di liberazione e che rende meno traumatico l'intervallo di Benitez e mina le certezze che stavano invece accompagnando Mandorlini. Ripresa, il possesso palla del Napoli è incessante. L'errore di Callejon fa da prologo al bis griffato Hamsik, che fa suo il confronto con il portiere scaligero prima del quarto d'ora. I cambi tonificano il Verona, fuori Toni e dentro Nico Lopez, che al 21esimo disorienta Gulam e Koulibaly e firma l'effimero pareggio. Paradossi del calcio. Invece di gestire il 2-2, il Verona si consegna al contropiede del Napoli. Immediato quasi il guizzo di Higuain, che si sblocca cancellando la lunga sterilità in campionato. E siamo al minuto 23. L'ultimo sussulto nell'area partenopea vede un ulteriore volto nuovo, quello di Saviola, ipnotizzato da Rafael Cabral. Alla mezz'ora la sintesi degli affanni ospiti e della ritrovata lucidità della squadra di Benitez, che in pochi secondi taglia in verticale il campo con Hamsik, che offre a Callejon la possibilità di chiudere virtualmente il conto. Padrone di casa con la voglia di strafare e Verona psicologicamente in tilt. Negli ultimi 8 minuti Higuain mattatore. Rete del 5-2 su assist di Albiol. Poi una felicità annullata senza un apparente motivo. E dopo un palo ancora di Callejon, chance dal dischetto per il contatto tra Alfredson e Mertens. Higuain certifica il 6-2, che per lui vuol dire gioia e tripletta. Per Benitez un immenso sollievo. Dopo un anno come l'anno scorso, la stagione che abbiamo fatto, parlare di questa squadra che ha fatto 104 reti, parlare di Higuain, Hamsik che non fanno, che sono da solo, credo che oggi abbiamo visto che non è così, che se la squadra attacca, la squadra crea, loro fanno reti. E credo che il gruppo c'è, la squadra c'è, sono molto molto soddisfatto con i giocatori che hanno entrato in campo della panchina, perché loro aiutano a vincere questo tipo di partite e abbiamo dimostrato con le partite che si hanno giocato con cambi di giocatori che la rossa sarà importante e non solo la squadra. Vi ha sbagliato il 2-0, però ripeto, la partita deve stare in piedi. Io credo che proprio l'emblema e la differenza abbia fatto il 3-2 in fretta, così in modo molto, molto casuale e rocambolesco, però dopo lì credo che il Napoli ha continuato e noi abbiamo un po' perso l'equilibrio generale e abbiamo perso anche in maniera un po' vistosa.